Andrà avanti fino al 10 agosto il Festival della Lettera d'Amore a Torre Vecchia Teatina, giunto alla 22esima edizione e dedicato alla memoria del professor Vito Moretti. Tra le novità di quest'anno l'apertura alle scuole, ai giovani e alle eccellenze della musica e della danza sul tema del ritorno al corpo performativo. Dopo 2 anni di restrizioni legate al Covid, spiega il sindaco di Torre Vecchia Teatina, Francesco Seccia. Quest'anno abbiamo ripreso finalmente il festival in mano, dedicandogli tutte le serate importanti, quindi abbiamo anche un afflusso di pubblico importante. Il Festival della Lettera d'Amore è il nostro piccolo gioiellino, è un evento culturale che adesso si è inserito nella programmazione non solo del nostro territorio ma anche di tutta la regione. Noi con molta fierezza portiamo avanti con tanto spirito di sacrificio ma anche con tanta passione. I progetti sono legati a questi eventi ma anche alla presenza di un museo che è conosciuto ormai a livello internazionale. Sì, il Museo della Lettera d'Amore è diventato anch'esso il nostro fiore all'occhiello per la sua unicità, l'unico museo intitolato alla lettera d'amore, quindi ne andiamo veramente orgogliosi. Massimo Panio, qual è il filo conduttore di questa 22esima edizione? Quest'anno danza e musica sono le stelle di questa manifestazione che dura ben 5 giorni, un festival lunghissimo dal 6 al 10 agosto che ha coinvolto tantissime personalità illustri del mondo appunto della danza, della coreografia e della musica. Da una cosa astratta a una cosa reale, concreta, dalla letteratura al corpo. Dopo il Covid, insomma, ci sentiamo non solo con lo spirito e con l'abbraccio più vicini, ma anche chiaramente con l'esibizione del proprio corpo. Ecco, cerchiamo di metterci a nudo e di ritornare a noi stessi, soprattutto nel rapporto, nella relazione con gli altri e con il mondo, con la serenità e con la pace, con l'armonia con il mondo, che purtroppo in questo periodo non è poi così come noi vorremmo. Tra i premiati citiamo soltanto, oltre alle voci recitanti, quelle cantanti quest'anno. Sì, ma tra i premiati quest'anno ci sono state alcune delle personalità più illustri del mondo della musica, come Monica Bacelli, mezzo soprano, Valentina Coladonato, soprano. C'è stata ieri una commozione generale da parte di tutti i premiati, con Giorgio Mancini e la virologa Evelina Tocconelli, che poi gioca in casa perché è originaria di Torre Vecchia Teatina. Abbiamo concluso in questo parterre di personalità illustri che onorano la nostra regione a livello internazionale.